dall'associazione no profit Aria dei Venti, un'associazione che da sempre è presente sul territorio pinerolese, dedicato soprattutto al canto e alla musica e alla pittura, all'arte pittorica, di cui avete qualche esempio là dietro. Dunque, questa sera ci dedichiamo ad un argomento interessante, accattivante, probabilmente anche poco conosciuto, e lo facciamo con due ospiti assolutamente di livello che vi vado a presentare naturalmente. Alla mia sinistra, Monsignor Dario Olivero, vescovo di Pinerolo, intellettuale, scrittore, amante dell'arte. Le sue serate di descrizione dei quadri dell'antichità sono assolutamente riconosciute da tutte e frequentate da tutti. Dall'altra parte abbiamo il dottor Giancarlo Guarneri, gran maestro aggiunto in massoneria, non dico l'obbedienza perché è una serata dedita alla massoneria in generale, anche lui studioso, anche lui intellettuale, scrittore, regista e quant'altro. Bon. Per cui cominciamo con la presentazione della serata, con la signora Rosy Zavaglia che darà il via alla serata con la spiegazione. Allora, buonasera a tutti, io sono il direttore artistico di questa associazione che è Aria dei Venti e che da un po' di tempo opera sul territorio di Pinerolo cercando di portare conoscenza, cultura, arte. L'arte non nega mai la conoscenza, l'arte non nega mai la cultura, questo per noi è fondamentale. Non sono particolarmente a mio agio in questa veste questa sera, ma per ovvie ragioni. Normalmente io sono qui con un pianoforte a fianco, senza un microfono perché la mia voce ce la fa ringraziando da sola, e quindi normalmente sono abituata a cantare, a dare al pubblico ciò che dalla mia voce esce e ciò che la musica vuole raccontare. Quindi è una veste piuttosto insolita quella che è questa sera io mi trovo a vestire. La musica, parliamo un attimo della musica prima di affrontare l'argomento su cui verterà il dialogo questa sera. Credo che la musica sia una delle cose che lavora super partes più di ogni altra cosa, o meglio, è ciò che credo quando io mi trovo qui e racconto la musica agli altri. Nessuno può permettersi di giudicarla, nessuno può permettersi di farla tacere, ma la si coglie per ciò che è. Si può odiarla, si può amarla alla follia, come nel mio caso, non condividerne il messaggio, ma lei è lì e ti racconta una storia. Dov'è il suo grande pregio? È che mentre dona per l'ascolto, essa stessa si pone in ascolto. Ecco perché si tiene viva, perché in realtà contiene idee al suo interno che la portano avanti nei secoli, secoli nei quali ognuno si riconosce con le giustizie e le ingiustizie del tempo. Ecco perché credo, magari errando e perdonate la mia poca conoscenza, vi sia attinenza con il dibattito di questa sera. Il dibattito di questa sera è qualcosa su cui mi sono concentrata in questi giorni per imparare a conoscere. È uno dei rapporti, ho capito, più difficili e inconciliabili della storia, la relazione tra Chiesa e massoneria. Non parleremo di giustizie e di ingiustizie, parleremo di idee. Parleremo di idee che è proprio quello che fa la musica, mette sotto il riflettore un'idea, la approva, la scompone, la borra, ma intanto tu, utente, non puoi far altro che ascoltare e riflettere. Ecco perché un argomento così difficile per le mie corde, passatemi anche la battuta visto che sono una musicista, di fronte a questo argomento la mia intelligenza invoca apertura.
Iniziamo con qualche dato che gentilmente Mauro mi ha condiviso e che io in qualche modo, anche sicuramente indegnamente, sono qui a raccontarvi. Da circa 40 anni, da quando cioè la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato la dichiarazione sulla massoneria, chiarendo che sebbene nel nuovo codice di diritto canonico essa non viene espressamente menzionata come nel codice precedente, rimane immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione ad esse rimane proibita. Dove inizia tutto? Me lo sono chiesto e Mauro mi è stato illuminante da questo punto di vista, attraverso le sue ricostruzioni storiche. Il conflitto tra Chiesa Cattolica e Massoneria è divampato quasi subito dopo la nascita, nel 1717, della massoneria moderna e organizzata. In effetti, nello stesso anno in cui il pastore protestante Anderson presentò la prima riforma delle costituzioni della Grande Loggia d'Inghilterra, ovvero nel 1738, per contropartita, dall'altra parte, Papa Clemente XII, con la bolla pontificia antimassonica in Eminenzi Apostolatus Specula, colpì gli aderenti alla massoneria con una delle pene più gravi previste dall'ordinamento canonico, cioè con la scomunica ipso facto riservata al pontefice. Magari Clemente XII aveva alzato un po' il tiro oltre il bersaglio, dichiarando da allora la massoneria come un'istituzione infesta da religione ed eversiva degli ordinamenti non solo ecclesiastici ma anche civili, e quindi considerò i massonici eretici. È bene ricordare che nelle prime costituzioni, che risalgono al 1723, sempre formulate da Anderson, si affermava che un massone che intende bene l'arte non diviene mai né un ateo stupido né un libertino irreligioso. Per me, che sull'argomento, ripeto, indegnamente sono qui a rappresentare qualcosa che conosco non benissimo, mi ha fatto riflettere davvero molto. Eppure i massoni vengono raggiunti dalla scomunica e la massoneria viene definita eretica malvagità. Da quel momento saranno 586 gli interventi magistrali dei pontefici sulla massoneria. Di fronte a questi avvenimenti e mutamenti, dopo Clemente XII, fecero così anche nel XVIII secolo Benedetto XIV, nel XIX Pio VII, Leone XII, Pio IX, fino ad arrivare a Leone XIII che pone su tutto l'enciclica Humanum Genus del 1884. È del 1917 la condanna della massoneria che viene codificata nel codice di diritto canonico promulgato da Papa Benedetto XV. Il canone 2335 del codice di diritto canonico sancisce la scomunica per tutti coloro i quali danno il proprio nome alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere che complottano contro la Chiesa e contro i legittimi poteri civili. Nel 1963 la condanna viene confermata dal Concilio Vaticano II, indetto da Papa Giovanni XXIII. Da quel momento e fino al 1983, 20 anni, la Chiesa non cita più la parola massoneria, ma il suo giudizio, come abbiamo capito, rimane comunque negativo. È il 26 novembre del 1983 quando l'allora Cardinale Ratzinger firma un documento che conferma nel merito, e sottolineo, anche qui mi sono soffermata molto a ragionare, nel merito, che rimane immutato il giudizio della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono sempre stati considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione ad esse rimane proibita. Nel merito. Mauro mi ha pregato di fare anche alcuni cenni storici. Ripeto, io cercherò di portarli a voi così come in qualche modo riesco a descriverli. C'è una data che è fondamentale, a quanto pare, per la massoneria ed è il 20 settembre del 1870, la breccia di Porta Pia, quando i bersaglieri guidati dal generale Cadorna fanno appunto il loro ingresso nello Stato Pontificio e gridano lo stato di laicità dello Stato, passatemi il doppio termine. Pio IX invita i cattolici a non partecipare alla vita politica ricordata con la frase non expedit, non è conveniente.
qua avviene qualcosa che anche qui Mauro mi ha pregato di ricordare, ovvero la scissione della massoneria italiana. Quando avviene e perché? La questione religiosa crea tensioni anche all'interno della stessa massoneria. Il 21 febbraio del 1907 viene bocciata dal Parlamento del Regno d'Italia la mozione dell'onorevole Bissolati, un socialista e massone, che propone il divieto dell'insegnamento religioso nella scuola elementare. In quel momento la massoneria italiana lavorava all'unione dei differenti riti presenti al suo interno. Il Gran Maestro del Gran Oriente d'Italia era vicino alle posizioni di Bissolati e minacciò l'espulsione di quei massoni che avessero votato contro. Al contrario, Saverio Fera, al vertice del rito scozzese, difendeva la libertà di voto dei fratelli. La mozione viene bocciata con 347 voti contrari e 60 favorevoli. Va da sé che da quell'evento ci fu una storica scissione in seno alla massoneria e nel 1910 nacque la Serenissima Gran Loggia d'Italia, divenuta poi Gran Loggia d'Italia degli antichi liberi accettati muratori. E qui voglio mettere una conclusione che è un po' mia personale. Così, mi sono permessa di aggiungere due pensieri di due persone che sono distanti, credo, tra loro a livello di pensiero, ma che in realtà sono accomunate da una cosa importante che adesso andrò a leggere. Mi sento in dovere di citare queste due frasi che credo racchiudano il senso di ciò che questa sera noi qui siamo chiamati a fare. È un atto rivoluzionario. È l'ascolto. Chi si pone in ascolto non sbaglia mai. Chi si pone a confronto non sbaglia mai. Confronto e scontro sono due termini che sembrano inconciliabili, è vero, ma la parola ascolto è l'unica cosa che può unirli. La prima di queste frasi dice: il dialogo nasce da un atteggiamento di rispetto verso un'altra persona, dalla convinzione che l'altro abbia qualcosa di buono da dire. Presuppone fare spazio nel nostro cuore al suo punto di vista, alla sua opinione, alle sue proposte. Dialogare significa un'accoglienza cordiale e non una condanna preventiva. Per dialogare bisogna sapere abbassare le difese, aprire le porte di casa e offrire calore umano. E questo Don Derio sa perfettamente che è una citazione bellissima di Papa Francesco, che richiama il rispetto reciproco. Ora invece una citazione di uno dei massimi teorici del diritto e massimo filosofo, Norberto Bobbio. La prima condizione perché il dialogo sia possibile è rispetto reciproco, che implica il dovere di comprendere lealmente ciò che l'altro dice. Il dovere di comprendere lealmente ciò che l'altro dice. Direi che con questi presupposti la conferenza può veramente finire. Allora, cominciamo con il confronto tra un sacerdote e un massone, che spiegheranno il loro punto di vista su tutta una serie di argomenti, di domande che andrò a porre loro e che serviranno proprio per spiegare le posizioni di ognuno su questi argomenti. Allora, io comincerei con Giancarlo. Se voi mi permettete, sono d'accordo con i due relatori di chiamarli per nome, Don Derio e Giancarlo. Dunque Giancarlo, per la prima cosa che ti voglio chiedere è ovviamente una domanda scontata, non banale, ma scontata. Qualche minuto per spiegarci cos'è la massoneria. Bene, ti ringrazio. Innanzitutto due parole di ringraziamento, uno per la bravissima presentatrice perché ha toccato dei punti veramente catartici, no? Ha parlato di armonia, ha parlato di ascolto, sono tutte delle cose fondamentali e poi andremo a declinare man mano che la conferenza prenderà vita. E aria di eventi, voglio anche ringraziare la struttura che ci ospita e infine, ma non per ultimo, Mauro Scanavino che ha avuto quest'idea decisamente brillante, un'idea intelligente che credo che porterà dei grossi frutti perché come è stato detto prima
con il dialogo e con l'ascolto non ci si sbaglia, cioè è importante cercare di entrare in armonia con l'interlocutore, cercare di capire quali siano le sue posizioni e qualora non coincidessero esattamente con le nostre, beh, ci sarebbe comunque un arricchimento che spero possa essere da parte di entrambi. Che cos'è la massoneria? Beh, detta in due parole, no? Perché abbiamo pochissimo tempo. Incominciamo a dire che cosa non è la massoneria, che forse è addirittura più semplice. La massoneria non è una religione, cioè non comporta una fede, non ha dei dogmi, non ha una liturgia interna, quindi non è una religione. È una filosofia la massoneria? No, non è neanche una filosofia perché non ha una scuola di pensiero propria. Ha tante scuole di pensiero, diciamo che segue molti filoni tradizionali che partono da molto lontano. Cioè, ecco, è una precisazione che voglio fare subito, che questo 1717 è una data politica. Cioè non possiamo dire che la massoneria sia nata nel 1717. La massoneria è un'idea che ha preso forma in quattro logge a Londra nel 1717, il 24 di giugno. E va bene. La massoneria si rifà a delle tradizioni antichissime, si rifà a delle conoscenze che vanno dall'antica Grecia all'antico Egitto, e pesca molte idee all'interno di strutture filosofiche soprattutto, per poi poterle in qualche maniera implementare, sposare, discutere all'interno della propria struttura nell'ottica del confronto. E questo è quello che avviene. Però ci sono moltissime strutture che lavorano in questo modo, diciamo, acculturandosi, confrontandosi, esponendo delle idee, declinando delle ipotesi, ce ne sono già tante. In cosa differisce in realtà la massoneria da altre strutture nobili come i Lion, i Rotary, altre strutture culturali che decidono di portare degli interlocutori, di farli parlare? In cosa differisce la massoneria? E differisce in una sola cosa, nell'iniziazione. Tutto quello che avviene, nella ritualità, tutto quello che avviene all'interno del discorso massonico, avviene dopo il rito di apertura dei lavori e il rito di chiusura dei lavori. Quindi noi identifichiamo uno spazio sacro all'interno del quale viene svolto il lavoro iniziatico. E questa è la differenza, cioè non sarebbe neanche necessario intervenire con dei lavori di confronto, che peraltro sono una ricchezza per tutti coloro che vi partecipano, ma già soltanto il rituale di apertura e il rituale di chiusura fatti in un certo modo rappresentano la vita e l'essenza della massoneria stessa. Sono rituali che vengono rappresentati in tutto il mondo, chiaramente con sfumature in lingue diverse, da sempre, da quando c'è l'inizio della massoneria, poi si sono modificati col tempo, ma in maniera non radicale. Cioè esiste una simbologia che possiamo chiamare gnostica, alchemica, una simbologia molto molto precisa, dettata da delle regole che hanno delle basi culturali che si perdono in un'antica tradizione, e questo conclude e chiude un ambiente. Poi all'interno di questo ambiente vengono svolti delle cerimonie di iniziazione, di passaggi di grado vari, e tutto quanto avviene lì, tra l'apertura e la chiusura. Quindi la differenza fondamentale che ha la massoneria con tutte le altre strutture culturali è questa. Grazie. Grazie Giancarlo. Passerei adesso a Don Derio con una domanda altrettanto scontata. Le vorrei chiedere il valore della scomunica. Il fatto che ci sia una scomunica nel 1778, se ha lo stesso identico valore oggi, nel 2022. E poi l'altra domanda che io mi pongo sempre è se la scomunica, quella che ci riguarda, è un discorso ad personam o meno. Grazie. Buonasera, innanzitutto ringrazio per l'invito, davvero gradito. Premetto subito, per agganciarmi a quanto ha detto chi ha introdotto,
che sono qui innanzitutto per ascoltare, perché come aveva detto a lui, se lo ricorda, avevo detto che io di massoneria ne so proprio niente, per cui sono qui per imparare, niente, eccetto quattro cose che sanno un po' tutti, per cui prima cosa riconosco la mia incompetenza sulla materia, ma lui mi ha detto tu vieni e parla della Chiesa e quindi parlerò soprattutto di questo, però mi interessa appunto ascoltare, infatti mi sono annotato quanto ha detto il mio collega relatore. Io credo che sia importante questa serata per tante cose, innanzitutto per il reciproco ascolto, per aiutarci a togliere i pregiudizi da una parte e dall'altra e dire le cose quelle come stanno nella verità, perché lo sappiamo che su questo tema ci sono da una parte e dall'altra molti pregiudizi, dalla parte, diciamo così, dell'ambito Chiesa, non dico dei documenti citati, ma nell'ambito Chiesa ci sono certi pregiudizi nati, ad esempio, cosa che voi conoscete meglio di me, da Leo Taxil, che ha abbinato nei suoi scritti, è un ex massone, che ha abbinato nei suoi scritti massoneria e satanismo, e se voi parlate alla gente normale, normalmente ancora oggi dicono ah, ma lì c'entra col demonio. Ecco, togliamoci questo pregiudizio, non c'entra niente, sembra banale, ma sarebbe bene che andassimo via tutti almeno togliendo questo pregiudizio, togliendo l'altro che è molto più radicato, della cupola Pluto giudaico massonica, che è una cosa che è tornata di moda ai tempi del Covid, perché ormai c'è il sospetto su tutto, e questa cosa che è un pregiudizio grave, credo rispetto ai massoni, è un pregiudizio grave rispetto agli ebrei, è un pregiudizio grave in ogni caso, quindi se qualcuno ce l'avesse andiamo via togliendo questo pregiudizio, quindi che sono pregiudizi più da parte nostra, ma anche pregiudizi da parte vostra, dico vostra per riferirmi a lui, io, chi di voi è massone, che sono i pregiudizi della Chiesa come il gruppo dell'oscurantismo fatto persona, come se la Chiesa in tutta la storia l'unica cosa avesse fatto era essere oscurantista. Beh, magari sarebbe bene che ci togliessimo questo pregiudizio alla luce almeno di tutto il pensiero serio, di tutta la teologia seria, di tutti i grandi artisti, di tutto lo stimolo a ragionare e a pensare che c'è sempre stato. Forse sarebbe bene che ci togliessimo stasera questo pregiudizio, poi ne parliamo, ma tutto lì un po' di cose. E il pregiudizio che la Chiesa è un'istituzione di potere e basta. Ecco, togliamoci questi quattro pregiudizi, due a testa, così siamo. Togliamoci, magari parliamo, perché uno dice no, aspetta, su questo io non sono d'accordo, benissimo. Però io credo che, mi auguro che il dibattito almeno ci tolga i pregiudizi, sarebbe già tanto. E questi quattro sono pesanti, sono molto pesanti. E sono più presenti di quanto noi pensiamo. Nel pensare comune, non dico nei documenti, perché questo nei documenti normalmente non mi pare esista, ma nel pensare comune sono molto seri. E allora, se questa serata già ci aiutasse con molta serietà a togliere da una parte e dall'altra questi pregiudizi, forse avremmo già fatto un grosso passo verso la verità. Mentre ho parlato di la domanda, la scomunica, sì. Scusate. Allora, la questione della scomunica, sicuramente a me ha fatto molto riflettere, perché io non ci avevo proprio mai pensato a studiare cose sulla massoneria, ma visto che devo venire qui, sono andato a leggere qualche libro qua e là. Mi ha colpito veramente in un modo incredibile, e non so che dire, che la Chiesa abbia fatto 586 documenti, prese di posizione, 586 sulla massoneria. Mi ha molto intrigato questa cosa, dici ma com'è che ce l'hai così tanto? È molto interessante, non ho ancora una risposta, però è interessante, perché molto probabilmente un motivo è che l'ha presa sul serio, forse troppo sul serio, poi ne parliamo. Io butto lì delle, visto che dobbiamo un po' anche stuzzicarsi, altrimenti io la metterei su questo, c'è sicuramente. Il secondo invece va contro di me, ma lo dico lo stesso. Sappiamo tutti che la Chiesa nel 700, nell'800 e nel 900 ha avuto una fatica bestiale a dialogare col mondo moderno, con la modernità.
questo va detto, riconosco, qui mi ci metto io in ginocchio, lo sappiamo, se vogliamo parlare di un'altra cosa parliamo del modernismo. Cos'è stata la battaglia contro il modernismo? Fogazzaro e eccetera eccetera. È incredibile. Allora, e sicuramente io credo che la risposta alla domanda ma perché 586 documenti, credo ci stia su queste due questioni. Io credo che l'ha presa molto sul serio e poi lui mi dirà se la prende. Lei, possiamo darci del tu, visto che siamo qui. Allora, tu mi dirai se è vero o meno. Se... E dall'altro ci sta dentro tutto questo discorso, perché la questione della libertà di coscienza, dei diritti, dell'uguaglianza, della libertà religiosa, eccetera, 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 lo sappiamo, insomma, è stato un cammino travagliato per noi. E dobbiamo riconoscerlo in ginocchio. È stato un cammino travagliato. E siamo arrivati al Vaticano II, la nostra età, dignità umane, eccetera, libertà di coscienza. È stato un cammino travagliato. Io credo che questo sia stato uno dei motivi, cioè l'incrociare massoneria e modernità ha creato molte incomprensioni. Dentro questo ci sta il discorso della scomunica, poi magari parleremo del perché, del per come, entro e chiudo perché sono stato troppo lungo. La scomunica, quella che è scritta da Clemente XII fino al 1917, la scomunica è una scomunica ad personam ed è una scomunica late sentenzie e quindi senza bisogno di ipso facto, quindi per il fatto stesso di, non c'è bisogno di un processo, non c'è bisogno, ma per il fatto stesso di fare, di essere un massone, parte la scomunica, quindi è diretta. Era quella domanda. Sì. Grazie, vedo che il dialogo sta cominciando a prendere piede, per cui io ho preparato tutta una serie di domande, ma comincio a tagliare perché intanto poi dopo voi continuate ad andare avanti giustamente, quindi io vado su degli argomenti che tutto sommato vogliono portare un concetto di dualità, non di dualismo ma di dualità. Questo è stato lo spirito con cui ho cercato di trovare gli argomenti, anche se adesso sto cercando più o meno di tagliare perché vedo che le cose vanno avanti quasi da sole. La prima domanda che voglio fare sul concetto di dualità è quella sul relativismo. Io vorrei che Giancarlo, per favore, parlasse del relativismo in massoneria e del concetto di fede. Alzo in piedi anch'io perché mi sembra doveroso, almeno nei confronti del pubblico. E questa è la domanda, non me l'aspettavo una domanda del genere, anzi me l'aspettavo, ma è la domanda forse più delicata di tutta la serata e le parole hanno un grosso peso e quindi devo fare molta attenzione a quello che dico. Il relativismo. In massoneria noi ci consideriamo persone libere e di buoni costumi, libere non di fare tutto ciò che vogliamo, perché dobbiamo rispettare ovviamente le leggi, la Costituzione di vari stati di appartenenza, delle varie obbedienze sparse per il globo, però siamo liberi di pensare, la libertà di pensiero quella non ci è negata, è stata negata in taluni momenti storici, è negata ancora adesso da certe istituzioni politiche integraliste o dittatoriali dove non è possibile esprimere il proprio parere, però normalmente parliamo degli stati diciamo più civili, più avanti, è possibile pensare, scrivere ed è possibile comunque ragionare su questi argomenti. Il relativismo. Il relativismo implica una assenza di dogmatismo, perché se noi partiamo dal dogmatismo, come dogmatismo che è presente in molte religioni, noi dobbiamo dare per scontato che ci siano delle verità assolute da non mettere in discussione, da accettare a prioristicamente. Il relativismo invece mi dice un'altra cosa e dice no, non esistono delle verità assolute, esistono delle verità relative che sono funzioni della disposizione geografica e di quella storica, per cui tu se sei un praticante buddista sei così perché sei nato in Ladakh piuttosto che in un'altra parte del mondo dove si pratica la disciplina buddista e sei nato in questo momento storico e quindi
e sei stato, diciamo, condizionato, tra virgolette, a proporti, dove abbiamo proposto un certo tipo di religione. Se tu fossi nato da un'altra parte, ne praticheresti un'altra. Ecco, questo in parole molto molto povere è il relativismo, inteso in, sensi, in senso massonico. Allora, come si pone il massone? Beh, il massone deve essere aperto, deve ragionare e soprattutto deve sapere, deve conoscere, perché se non conosce non può fare dei paragoni e non può avere la certezza e non può neanche avere delle idee proprie. Quindi la prima cosa è quella di cercare di acculturarsi, dopodiché si potrà stabilire una scelta cosciente e sostanziale alla quale puoi rispondere in futuro per quella che sarà la sua via. Però il relativismo non diventa qualunquismo, non è che qualunque cosa vada bene, vanno fatte sempre delle scelte di coscienza, delle scelte consapevoli che porteranno a delle conclusioni e a una cultura personale e un indirizzo. Uno può anche nascere, diciamo, in un ambiente religioso particolare, poi in base alle proprie esperienze, in base ai contatti che può avere e alle proprie convinzioni, studiando, scopre di avere delle affinità maggiori per un altro tipo di religione o per un altro tipo di filosofia, e questo comporta sempre comunque una presa di posizione attiva, che non, lui non subisce quello che gli viene detto, ma ragionando con la propria testa trarrà delle conclusioni che saranno delle conclusioni proprie, delle conclusioni sue. Ecco, probabilmente non so se ho concluso, se ho risposto bene alla tua domanda, ma io direi che l'importante è non confonderlo con il qualunquismo. Il relativismo comunque comporta delle scelte consapevoli basate sull'analisi e sul confronto tra tutte le idee presenti, diciamo, sul territorio, voglio dire sul mercato, ma non siamo delle aziende e quindi parliamo diciamo di territorio geografico. Grazie Giancarlo. Se parliamo di relativismo in massoneria, parliamo di dogmatismo in chiesa. O no? Sì, molto bello quanto ha detto Giancarlo. Tra l'altro, mentre lui parlava, mi veniva in mente l'etimologia, che ogni tanto è istruttiva. Sapete, l'etimologia di assoluto e di relativo. Assoluto deriva dal latino absolutus, absolutus, cioè sciolto, libero. Relativo deriva da relatum, cioè riferito a. Interessante. La vera etimologia dei termini dice l'opposto di quel che noi intendiamo oggi. Ogni tanto dovremmo un po' ricordarci le etimologie, perché altrimenti, poi si è liberi di usare la terminologia, no, lui l'ha usato benissimo, dico noi moderni usiamo l'etimologia un po' ad usum delfini. Detto questo, che non è banale, come si può parlare di dogmi? Dogmi e dogmatismo sono ancora due cose diverse, però ogni fede, ogni religione ha un dogma, giustamente, ha dei dogmi, i quali dogmi sono delle definizioni di perimetri entro cui sei della squadra o non della squadra, come per il Milan. Io sono milanista, me ne vanto perché quest'anno noi milanisti abbiamo dei dogmi, cioè io non posso andare allo stadio con la sciarpa bianco-nera perché vengo radiato dal club, è giusto, posso essere juventino, posso cambiare, non cambierò mai, ma se non cambierò mai, però io sono milanista. Posso benissimo diventare juventino, va benissimo, e allora potrò andare con la sciarpa bianconera, ma finché sono milanista allo stadio io devo andare con la sciarpa rosso-nera. Ora, questo è un dogma, dici ma perché rosso-nera? Ma che senso ha? È così, che devo dire. Del giro siamo così, e quando esulto devo dire forza Milan, non posso dire forza Juve. A parte che non mi verrebbe proprio, non mi viene il fiato, però non posso dirlo. E siamo solo a parlare di calcio, che lo so che è una cosetta banale, ma se sei un vero tifoso hai dei dogmi e li devi rispettare, altrimenti sei uno che dice ma sì, per me Juve e Milan è la stessa cosa, va bene, lo puoi dire,
ma non si fa i tifosi così, sei un'altra roba, no? Allora, questo lo so che è un esempio, chiedo scusa perché io guardo, alcuni vi conosco, siete eccellenti, io dico esempi banali, però sapete, ogni tanto gli esempi banali ci aiutano un attimo a riflettere. Il dogma della sciarpa, il dogma dell'inno che devi fare, insomma, queste, anche dove ti siedi, se vai allo stadio ti siedi in certe curve, ci siedi in altre curve. Ho provato una volta ad andare nella... non lo ripeterò più, perché non va bene, a parte il fatto che avevamo perso quella volta e quindi sono stato malissimo, manco ho potuto gridare contro la maledizione, ma no, non si fa. Allora, ciascuno di noi ha dei dogmi, dal calcio al mangiare. Noi non mangiamo i cani, mediamente noi speriamo di non mangiare, però no, mediamente non mangiamo i cani, perché è un dogma, cioè è talmente un dogma che a me è successo una volta a Londra, non avevo fatto caso, ho visto che chi ordinava ha detto dogma o dog, non ci ho manco pensato, poi si ciancia una cosa e l'altra, per un bicchiere di vino è arrivata la carne e ho iniziato a mangiarla, quando poi quello mi fa, ti piace questo dog? Ho detto, ma dog, proprio dog? E non l'ho più finito, perché ho un dogma introiettato dentro che il cane non si mangia. Voi potrete dire che stupidaggine, ma molti di noi non lo dicono, perché credo un cane è un dogma così. Poi per carità, può darsi che se mi allenassi magari riuscirei a mangiare il cane, o se per motivi non so come. Capite quanti dogmi abbiamo? Ma dogmi in questo senso, nel senso che delimita un perimetro, uno calcistico, uno io sono un italiano e normalmente non mangio cane, qualcun altro non mangia altre cose, non mangio gli insetti, adesso dicono che bisognerà mangiarli, però nella mia squadra non si mangia gli insetti. Allora, nel cristianesimo, nella Chiesa, i dogmi sono quella roba lì. Cioè, se tu sei della nostra squadra, ti diamo più o meno il perimetro, la sciarpa che devi usare, l'inno che devi cantare, eccetera, eccetera, eccetera. E sono 44 i dogmi, ma forse sostanzialmente sono 21. Allora, se sei della nostra squadra, se il giorno vuoi cambiare squadra, rilasci e vivi sereno e tranquillo. Quanti sono nati cristiani, hanno fatto il catechismo, e dopodiché sono diventati musulmani, buddisti. Ma che bello, sono ben contento. I dogmi, allora, i dogmi di qua e di là, giustamente. E il dogma è questa cosa qui. E voi direte, la fai un po' troppo facile. Vogliamo farla un po' più alta, allora. Il dogma è innanzitutto la storia del dogma, non il dogma in sé, nella Chiesa. La storia del dogma. Cioè la reinterpretazione mai finita, la riformulazione mai finita di quel tentativo di delineare un perimetro di questa squadra. E potremmo prendere degli esempi, non lo voglio tediare, ecco, ma è interessante. Quindi io credo che è importante avere queste due idee sulla questione del dogma. Poi, che nella Chiesa qualcuno sia patito di dogmatica, di dogmatismo, è vero, ma noi qui stiamo parlando del cuore, non delle frange, ma per carità, non so anch'io. Alcuni mi sparano perché sembra che io non accetti i dogmi, ma ci mancherebbe, li accetto tutti 44, promesso. Grazie. Adesso andiamo su degli argomenti, diciamo, spinosi. Giancarlo, uno degli argomenti che probabilmente, diciamo, che divide è quello del segreto massonico. Vuoi spiegarlo? Ci vuoi dire qualcosa? Essendo un segreto non posso dire assolutamente nulla, questo è più drastico. Il segreto massonico, a differenza di quello che normalmente si crede, il segreto non è un segreto di fatti, di eventi, di rituali, di parole strane che noi diciamo magari durante le nostre cerimonie che non possiamo rivelare. Su questo c'è il velo della... di una segretezza diversa che diventa qualcosa di ovvio. Tu fai parte di un gruppo che utilizza un certo linguaggio, c'è una riservatezza che ti impedisce di andare a diffondere questo linguaggio, ma questa fa parte, diciamo, di una educazione molto molto precisa. Quando ci si
riferisce invece al segreto massonico. Si dice che il segreto sia incomunicabile. Ma cosa vuol dire che il segreto è incomunicabile? Perché se fosse soltanto il segreto di Pulcinella, una parola sacra, un argomento di qualunque genere, non deve essere comunicato, ma se voglio lo comunico. Se invece il segreto massonico ha per definizione l'essere incomunicabile, vuol dire che non si può comunicare. Nel senso che mancano le parole e manca la capacità dialettica e verbale di renderlo concetto concreto. Cioè è impossibile. Allora, il segreto massonico è paragonabile a un'esperienza intima personale. Io posso vivere un'esperienza, non è detto che possa trasmetterne i contenuti nello stesso modo con il quale io ho vissuto l'esperienza. Una cosa molto molto banale, no? Io posso raccontare a qualcuno che non è mai salito sulla bicicletta che emozione si ha, come si fa ad andare in bicicletta, eccetera, eccetera. Ma finché questo signore qua non mette il sedere sul sellino e non cade 3-4 volte, non capirà mai che cosa voglia dire andare in bicicletta. Questo è lo stesso, diciamo in termini un tantino più sofisticati, il segreto massonico è una profonda emozione che avviene quando, come si è detto all'inizio, si aprono i lavori. Dentro cambia qualche cosa, ma è qualcosa di incomunicabile, uno può anche torturare la persona. Quanti massoni sono stati torturati per poter capire esattamente cosa facessero questi qua nelle logge, che cosa diavolo facessero, no? Non ho usato il termine diavolo a caso. Ma l'incomunicabilità sta nel fatto che la persona, il fratello o la sorella, abbiano un'esperienza che non sono in grado di trasmettere. Quindi è un'esperienza sicuramente intima, e noi la definiamo segreto massonico perché è incomunicabile, quindi niente di più e niente di meno. Quindi io non posso neanche se io volessi potrei dirvi che cos'è un segreto, potrei dirvi iniziatevi alla massoneria e dopo un po' capirete di cosa stiamo parlando, altrimenti non è possibile. Grazie. Don Derio, nel momento in cui preparavo queste domande, concetto di segreto massonico con mistero della fede. Ha una logica abbinare questi due concetti? Sì, mi ha colpito molto quanto ha detto Giancarlo sull'indicibile e sull'emozione, se ho capito bene, alcuni aspetti del vivere sono indicibili, sono esperienze profonde, sono più di quanto la ragione possa accogliere, sono più densi, più grandi. Ecco, bellissima, una ottima definizione di segreto, ma anche una ottima definizione di mistero. Sapete, il grande filosofo Gabriel Marcel diceva: al mondo esistono i problemi ed esistono i misteri. Cosa sono i problemi? Lo sappiamo tutti. Ma sono i problemi? I problemi. Pierino va al mercato, Pierino ha 10 euro, Pierino compra 2 kg di mele, le mele costano 1 euro al chilo, Pierino torna a casa. Quanti soldi ha Pierino in tasca? E noi, facendo lunghi calcoli, alla fine scrivevamo 8. E se tu scrivevi 8, avevi risolto il problema. Non c'era più, era risolto. Concluso, poi abbiamo fatto problemi al liceo, un po' più qua, chi è andato a fare matematica all'università, altri problemi, ma insomma la questione è quella, il problema è una cosa che è risolvibile con un numero o una definizione, chiudibile, cioè ce l'hai in mano. Il mistero, diceva lui, invece è non qualcosa di cui non si sa nulla, ma qualcosa di talmente denso e grande che per quanto tu ne parli con definizioni, numeri, eccetera eccetera eccetera, non adeguerai mai, perché sarà sempre di più. Per questo è indicibile. Non vuol dire che bisogna tenerlo nascosto perché se si vede chissà cosa succede. Mistero non vuol dire che si deve tenere nascosto, ma mistero è: per quanto te ne parli non so che dirti, perché è sempre molto di più. E questo per noi è Dio, in sommo grado.
per quanto te ne parli, possiamo stare qui tutta stasera, io potrei parlarvi tutta stasera del mio Dio, del Dio dei cristiani, e ve ne parlerei con grande entusiasmo, dopodiché concluderei dicendo: scusate, vi ho detto quasi niente, però ci tenevo a farvi intravedere qualcosa. Questo è il mistero. E quindi non è nulla di nascosto, è semplicemente qualcosa di più ricco di ogni frase, di ogni parola. Interessante. Noi abbiamo un rito che si chiama messa, poi parestia, dipende. In questo rito, al centro, proprio al centro, dopo aver fatto tutto un lungo cammino di iniziazione, proprio al centro il celebrante dice a tutti: mistero della fede. E tutti rispondono: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Quello è il riassunto che dice tutto e niente dell'enormità di quel che sta dietro. Non ve lo descrivo, non so. Però la direzione siamo molto, insomma, l'idea di mistero mi pare, cioè di segreto e mistero mi sembra molto vicino a un discorso strano di nascondere l'arcano, ma al tentativo di dire tutto ciò che so, sapendo che non ti so dire se non una piccola parte. Credo che questo forse sta dietro anche i due concetti che abbiamo detto prima, di relativismo e dogma, perché tutti e due sono seri, si comprendono, secondo me, mi pare nella linea che dicevi tu, se comprendono dentro loro la parola ricerca, che è una delle parole più vere dell'essere umano, di qualunque religione o setta o robe simili. Cioè, una cosa è seriamente relativa soltanto se è fonte di ricerca seria, e una cosa è veramente assoluta se dentro di sé è talmente grande e slegata semplicemente dalla tua opinione da costringerti a essere sempre in ricerca. Noi Chiesa diciamo che di fronte all'assoluto noi possiamo solo essere homini, homo viator, cioè pellegrini. Noi usiamo la parola pellegrini, ma i latini dicevano homo viator, cioè finché sei in ricerca sei un credente, nel momento in cui non sei più in ricerca sei un dogmatico, ma hai finito di essere credente. Coloro che, tra l'altro, noi usiamo la parola credente al participio presente, è bella questa cosa, noi usiamo noi non siamo i creduti né i creduloni, spero, ma i credenti, credens, che vuol dire colui che in questo momento prova a crederci. Mica male. Se un credente così, deve essere in ricerca anche quando dorme. Come ho fatto bene a parlare di dualità e non di dualismo. Allora, cambiamo completamente dal concetto di segreto e di mistero, parliamo di verità. Da una parte abbiamo la verità svelata, dall'altra abbiamo la verità rivelata. Vedo Don Dario un po' perplesso. No. Ok. Parliamo allora di verità svelata. Verità svelata possiamo intendere l'oggetto della conoscenza che noi cerchiamo di indagare. Ora, noi sappiamo che viviamo immersi nella dualità. E all'interno del tempio massonico ci sono anche dei simboli che evocano la dualità. Dualità vuol dire bene, male, alto, basso, grasso, magro, nel mio caso. E il modo che noi abbiamo di indagare questa verità è proprio questo. Cerchiamo di spaccare il cappello in quattro, arriviamo fino a conoscere gli atomi della materia, non ci accontentiamo, andiamo nei quark, non ci accontentiamo, andiamo nelle particelle, eccetera, eccetera, per arrivare sempre a cercare una unità che diventa quasi aleatoria. L'unità invece va, diciamo, andrebbe raccolta con un processo inverso, non di divisione, ma di sintesi, e quello è il lavoro che fa la simbologia.
il simbolo unisce, il diavolo divide, no? C'è un'etimologia greca che lo dimostra. E quindi quello che noi possiamo considerare come una verità svelata, cioè sì, svelata, è proprio questo, proprio l'indagine che noi dobbiamo perpetrare per poter ottenere una conoscenza. Ma la conoscenza non è detto che possa essere raggiunta soltanto tramite un ragionamento di tipo illuministico, anche se poi la massoneria nasce dalla Royal Society, si sviluppa in pieno illuminismo e quindi l'illuminismo diventa quasi sinonimo, no, di massoneria o viceversa. Ma la verità è una cosa diversa, noi sappiamo che è un punto d'arrivo sintetico e quindi quando noi parliamo di dualismo o parliamo di una verità svelata, noi non dobbiamo semplicemente ridurre il nostro metodo di indagine alla suddivisione per scomparti di ciò che diventa l'oggetto della nostra indagine. Questa è una metodologia, diciamo, di tipo scientifico illuminista, che non necessariamente può condurre alla comprensione. Comprensione vuol dire comprendere, prendere con, quindi è un atto di sintesi più vicino al metodo simbolico che è contemplato nello studio della massoneria piuttosto che non al metodo divisivo. Quindi la ricerca della verità, che è sicuramente l'obiettivo principale di ogni uomo o donna liberi e di buoni costumi, liberi perché hanno la mente libera, quindi non sono condizionati a nessun livello, o quantomeno se lo sono accettano di essere condizionati, perché è tutto considerato nella propria visione del mondo, di questa Weltanschauung che fa parte del loro essere, e accettare i dogmi, accettare determinate verità fa parte del patrimonio delle persone, quindi non c'è assolutamente nessun giudizio su questo, cioè io posso tranquillamente in quanto massone accettare una persona che esprima delle convinzioni a livello dogmatico di un tipo piuttosto che di un altro, perché so perfettamente che questa persona sta facendo un percorso di verità, un percorso di lavoro che il più delle volte comporterà un dolorosissimo cambiamento, e poi magari se c'è tempo parliamo anche dell'idea del cambiamento, che è una cosa molto sentita e molto particolare, perché senza cambiamento e senza la sofferenza del cambiamento non si va da nessuna parte, soprattutto a livello ideologico. Quindi noi possiamo indagare la verità a qualunque livello, ma se poi non siamo in grado di accettare delle verità altre, delle verità nuove che nascono dal confronto, allora possiamo stare veramente a casa, non serve muoverci, non serve parlare con nessuno e tantomeno studiare. Sì, sicuramente molto illuminante, mi prende questo discorso conoscenza e conoscenza simbolica, perché è così poco attuale parlare in questi termini, per cui mi congratulo. Noi siamo figli della ragione strumentale e abbiamo preso una deriva dell'illuminismo che appunto è la riduzione della ragione a ragione strumentale, ragione del chiaro e distinto ma intesa nel misurabile e pesabile, anzi addirittura nel tecnico-scientifico come unica ragione. La ragione è molto più ampia, lo so che questo è poco popolare oggi dire queste cose, ma è una cosa molto seria. Credo che ne va anche della nostra cultura, rimparare a dirci seriamente certe cose, cioè che non è proprio vero che l'unica ragione degli uomini e delle donne è la ragione strumentale o la ragione procedurale o la ragione, insomma, questa ragione qui. La ragione degli umani è molto più ampia, perché abbiamo iniziato parlando di musica. Allora, i musicisti hanno la ragione o non ce l'hanno, signora cantante? Certo che sì, ma se noi seguiamo questa linea, no. Sono dei giocherelloni che hanno del tempo da perdere, come i pittori, abbiamo dei dipinti là. Per la ragione strumentale, cosa sono quella roba? Gente che buon temponi, cioè cose se sono altre, dai, diciamocela seriamente. Cioè tutta l'arte
per il pensiero post-illuminista di questa deriva strumentale, tutta l'arte ha azzerato la potenza del simbolico, l'ha azzerato, e azzerando, l'ha detto, l'arte, così, se la domenica proprio piove, non sai che fare, vai a vedere un museo, però sono stupidaggini, lo sai, no? Lo dico male, però potrei citare Hegel, potrei citare prima Kant, per dirlo in modo più serio. Capite che è bellissimo questo, cioè io posso, potrei abbracciare, ecco. Noi abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione conoscitiva simbolica. Quindi magari poi magari fate gli esempi così capisco, io non conosco questa roba qui, perché questo, assieme alla strumentale, assieme alla procedurale, assieme quindi alla fisica, ma assieme all'arte, assieme alla fede, anche assieme alla fede, la fede non è quella roba che ammazza la ragione. La fede è quella roba che alla ragione dà degli stimoli che possono essere condivisi o non condivisi, come l'arte. Uno può dire Picasso mi fa schifo, lo può dire, ci mancherebbe. Però Picasso si è impegnato ad aggiungere alla ragione un linguaggio, non un'estetica, un estetismo banale, un linguaggio. Per l'unica cosa seria che ha detto lui, no, l'unica, non l'unica che ha detto lui, lui ne ha dette tante di serie. L'unica cosa seria che è per ogni uomo, come ha detto lui, scusa Giancarlo, non volevo dire quella frase, l'unica cosa seria di ogni uomo è che siamo dei seri onesti, o dobbiamo essere dei seri onesti ricercatori della verità. Ma quando la verità non è solo 2 più 2 fa 4, punto. No, non è quella la verità, quello è un pezzo di verità. La verità è simbolica, cioè essendo molto più ampia, è sempre più ampia e resterà sempre più ampia di ogni nostra conoscenza, ma la guida. Interessante che in ebraico, noi facciamo riferimento molto ai testi antichi che per una buona fetta sono scritti in ebraico, l'altra parte in greco, ma una buona parte è scritta in ebraico. Nell'ebraico la parola verità è emet. E sapete cosa vuol dire emet per gli ebrei? Emet vuol dire qualcosa di solido su cui puoi poggiare. È grandioso, eh? Guardate com'è diverso l'idea di verità che abbiamo noi occidentali da quella degli antichi ebrei. La verità non è qualcosa che io posseggo. Noi abbiamo l'idea che se studi tanto, se alla fine hai il potere su ciò che sai, no? No, la verità invece è qualcosa su cui puoi poggiare. Su cui puoi poggiare, interessante. E ogni umano sa che alla fine poggia su qualcosa, ognuno su quel che gli pare, eh? Uno può poggiare sul Milan e pensare che quello sia il senso della tua vita e va benissimo, e quello è ciò che ti tiene in vita. Altri hanno altre cose, ognuno le sue cose, ma la verità deve avere questa dimensione di essere qualcosa su cui poggi. E in greco si diceva aletheia, aletheia, a lanzano, a lanzano, lanzano vuol dire nascondere, a lanzano, non nascosto. La verità è qualcosa che si dà, è sempre qualcosa che si dà, non è qualcosa di nascosto. La verità, se è verità, è qualcosa che si dà. Sono io che sono molto limitato a vederla, e tutta la società è molto limitata a vederla, e nei secoli, pian piano, ne vediamo dei frammenti. Interessante questo. Per cui la verità, anche nel linguaggio greco, aletheia, ha la dimensione del darsi da sé a me, non del carpire di me a te. Interessante, che vorrebbe dire rivelazione. Aletheia e rivelazione sono due cose diverse, ma se voi andate a indagare nel mondo greco, ma Aristotele e Platone, che sono i padri della nostra civiltà, ce l'avevano ben chiara che la verità non è semplicemente una cosa teorica, e ne manco semplicemente un possesso mio, e non è pure qualcosa che creo io, ma è qualcosa che si dà e che tu pian piano sveli, cioè togli i veli, perché quella di suo si rivela. È interessante questo modo. Dovremmo avere tutta la notte, però è carino. Volevo dire che è molto interessante, su questo abbiamo una grande comunanza, no?
la dimensione simbolica della conoscenza. Bellissimo. Poi dopo mi dice qualcosa di più. Cioè, ecco, un esempio, bravo. Allora, possiamo fare un esempio pratico. Chi conosce l'ambiente massonico sa perfettamente che esiste un simbolo che si incontra subito quando si entra nel nostro ambiente, ed è quello del vitriol. È un acronimo, visite anteriora terre, rectificandoque in venis occultum lapidem, cioè entra all'interno della tua terra, fai qualche cosa, poi vedremo che cosa, e troverai l'occultum lapidem, che è la pietra filosofale, il vello d'oro, il sacro graal, no? Questo oggetto o questa emozione molto profonda che ti avvicina alla verità. Questa è una cosa molto strana, che quando il massone entra in massoneria e si mette a confronto di questa cosa non capisce assolutamente di cosa stiamo parlando, però fa parte di quei simboli che hanno un'azione alchemica sulla coscienza e servono proprio per scatenare, per slatentizzare probabilmente certe energie. Ma non è stata la massoneria a inventare il vitriol. Se andiamo a vedere e andiamo a cercare negli scritti del grande poeta, per esempio, noi scopriamo che nel 34esimo canto dell'Inferno troviamo delle situazioni un po' anomale. Noi troviamo Lucifero immerso fino alla cintola nella ghiaccia del Cocito, e già ci chiediamo per quale motivo Dante abbia messo una ghiaccia del Cocito che potrebbe sembrare quasi lo zero assoluto, quindi meno 273 gradi centigradi, al centro della Terra, quando sappiamo, e lo sapevano anche loro perché vedevano i vulcani, vedevano le energie scatenarsi, sapevano che sotto c'era qualcosa di caldo e non di freddo. Fa questa cosa qua. E che cosa fa? Dove si trova in questo momento? Dove si trovano Dante e Virgilio? Si trovano al centro della Terra, che secondo la visione aristotelica è il centro dell'universo, non è solo il centro della Terra. Adesso noi sappiamo che viviamo in un punto marginale di una galassia che vive in un punto ancora più marginale, in mezzo a 200 miliardi di altre galassie sparse per l'universo. Ma allora, addirittura Einstein pensava che la Via Lattea fosse l'unica galassia presente, poi quando hanno scoperto la galassia di Andromeda si sono fatti due domande e hanno capito che ce n'erano delle altre. Poi Dante che cosa fa? Si trova insieme a Virgilio nel centro della Terra, vede questo ghiaccio, si muove, vede Lucifero, si aggrappa al pelo del demone, fa qualcosa, sale e poi si trova capovolto. Dante lo segue in maniera pedissequa, copia esattamente gli stessi passi, gli stessi movimenti di Lucifero, compie anche lui un movimento inconsulto, strano, e poi si rivolge a Virgilio e gli dice: ma cosa faccio io che adesso mi trovo al contrario? Perché lui passa il baricentro della Terra e si trova al contrario. E Virgilio lo guarda e fa: no, guarda che tu non sei contro tutti, sei raddrizzato. E questa è già una cosa strana, già un'interpretazione molto particolare. Allora, poi cosa succede dopo? Perché nella Divina Commedia ha quattro livelli, quello più interessante è quello anagogico, quello simbolico, no? Dice, dopo cosa succede? Poi procedono verso la natura arborea e vanno verso il purgatorio, quindi trovano la strada, la via che aveva smarrita, la ritrova, incomincia a ritrovarla e inizia il percorso di reintegrazione, quindi inizia il percorso a ritroso verso la luce, verso l'empireo, no? Verso l'alto. Ma questo percorso lo inizia al centro della Terra, dopo aver percorso in verticale tutti i vari gironi infernali, aver conosciuto il male, perché se non conosci il male non puoi scegliere il bene. Allora che cosa succede? Visita interiora terre, e lui si trova fisicamente nel centro della Terra, che è anche il centro dell'universo, rectificandoque, quindi compiendo una mutazione, che in questo caso è una giravolta, compiendo un piegamento su te stesso, in venies occultum lapidem, quindi troverai la pietra nascosta, troverai la strada che ti porta alla verità. Questo è un simbolo che è stato poi
manifestato graficamente 200 anni dopo la scrittura della Divina Commedia, quindi diciamo nel 500. Però già ci sono tutti gli elementi che comportano, che fanno, esprimono questa cosa qua. E in massoneria vuol dire esattamente la stessa cosa, poi lo capirà con lo studio, lo capirà con la frequentazione dei lavori di loggia, che devi cambiare te stesso, devi fare un cambiamento radicale, che a volte è un cambiamento spaventoso, dolorosissimo. Ma se non lo fai, resti dove sei, resti sotto, resti con Lucifero se non lo fai. Se lo fai, non è detto che succeda il miracolo, ma sei sicuro che se non lo fai, quel miracolo non succede. Il cambiamento porta a uno stato di coscienza nuovo e tu comprendi, cioè fai tua, una verità nuova che prima non conoscevi, non ne conoscevi neanche l'esistenza. No, è come nella caverna di Platone, questi signori che vedono le ombre passare, e finché non escono dalla caverna non sanno che sono le ombre quelle che loro vedono. Loro pensano di vedere la realtà, in realtà sono le ombre, ma lo scoprono dopo, perché anche loro compiono questa trasformazione. In questo caso l'invenies diventa lo sganciarsi dalle catene e uscire all'aperto per trovare una nuova verità. Ecco, questo è un esempio molto banale di un simbolo massonico, poi ce ne sono centinaia, ma ce ne sono veramente tantissimi. E lo studio della massoneria è soprattutto uno studio dei simboli, che sono delle raccolte sintetiche di concetti tradizionali propedeutici a un miglioramento di se stessi. Allora, adesso io direi di fare una cosa. Azzardo l'ultima, ma nemmeno domanda, proposta di discussione. Voi gentilmente darete la vostra idea, che per poi magari fare anche un intervento finale, per poi dopo magari dare la parola anche al pubblico. Io vi chiedo di parlare di Dio, quello che i massoni chiamano il grande architetto dell'universo, dal punto di vista filosofico, teologico, decidete voi. Giancarlo. Don Dario. Sentendo parlare Giancarlo, per un certo verso ho scoperto, dico cosa ho scoperto io stasera, poi vediamo se ho capito. Per un certo verso ho scoperto davvero una ricerca che direi a questo punto molto moderna, su cui dobbiamo battagliare insieme, che è quest'idea di ricerca, di cambiamento, direi proprio quest'idea della conoscenza simbolica, e quindi su questo comunque insomma in posti diversi, con modalità diverse, credo che se lavoriamo molto su questo saremo di grande giovamento alla nostra società, perché di questo c'è un grande bisogno, cioè siamo proprio lontani mille miglia dal pensiero medio, dalla modalità media di pensare, che non va in questa direzione. Quindi sono contento se ci sono dei massoni a Pinerolo che pensano così e aiuteranno la battaglia su cui io cerco di battagliare. Quindi di questo ringrazio molto, anche su questo esempio finale. Dall'altro mi sembra di sentire parlare un prete. E allora dico, ma perché? No, è la battuta. Dipende. Cosa pensate dei preti? Parlare un prete, ma nel senso, molte cose sono, tra virgolette, molto religiose. Cioè l'idea di cambiamento, l'idea di verità inteso in questo senso, l'idea di simbolo, l'idea di iniziazione, che è solo stato accennato, non abbiamo avuto tempo a parlarne, ma l'idea di iniziazione, sono terminologie che quando parlo con altre religioni ritrovo, e che abbiamo anche noi come religione, sono terminologie molto religiose. Ad esempio è estremamente interessante che voi mi ritenete un profano. Per voi io sono profano, è interessante. Quindi usate un termine fortemente religioso, poi non so come lo intendete, magari poi me lo dici. Però è chiaro che voi sapete che per la sociologia religiosa, e non sto parlando di chiesa, sto parlando di sociologia religiosa,
quando un credente dice quello è profano, vuol dire quello è fuori, siamo sullo stesso piano, ma quello è di un'altra squadra, sia chiaro, eh? Quindi uno si autodefinisce religioso, è potente questa cosa qui. Allora capisco che se voi usate questo linguaggio il Papa dice, oh raga, di che squadra siete voi? era per, lo metto come battuta, ma nel senso che l'ho imparato stasera, cioè sentendo parlare te, dico, sento parlare uno che ha un linguaggio religioso, non so, poi magari a te non importa niente, però il linguaggio è molto religioso. E allora è chiaro che può molto, cioè se questo è il linguaggio, io mi verrebbe da dire, scusa, ma di che religione sei? E allora certo che... No. Ma nel senso buono, ma che bello, siete una religione. Siete una religione. Bene, confrontiamoci, parliamo, no? Non lo so se è giusta questa... Forse non ho capito bene, Il linguaggio è religioso, questo posso dirlo. Dal punto di vista sociologico ed epistemologico, sì. Voi di che religione siete non lo so, però usate un linguaggio religioso. Forse dovremmo scavare, questo potrebbe essere la palla per un altro incontro, perché è sempre breve, abbiamo appena accennato, ci stiamo scaldando nel senso buono, però quello che mi... io sto dicendo proprio solo ciò che ho imparato, non, adesso poi dico due cose su Dio, ma... io ho imparato molta comunanza su una lotta importante su cui dobbiamo lavorare molto per la società di domani, e quindi bene. Dall'altro ho sentito un linguaggio religioso, in certi casi addirittura forse più religioso del mio, adesso miglioro, verso la fine adesso dirò qualcosa di religioso. Forse è un equivoco che noi dico Chiesa, adesso parlo da Chiesa, noi Chiesa abbiamo sentito questo linguaggio così religioso e abbiamo detto, ma dunque voi siete di una religione, e se siete di una religione, noi siamo di un'altra religione, cerchiamo di capirci, no? Potrebbe essere una domanda? Magari noi non abbiamo capito bene, voi usate un linguaggio religioso per dire cose non religiose e quindi che ci aiutiamo a capirci, no? Se invece dentro ci sta, ho fatto questo esempio del profano, è molto serio perché qualunque libro di sociologia religiosa, non una cosa cattolica, di sociologia religiosa, quando entra in una religione e usa profanum, profano vuol dire fuori dal mio tempio, dal vostro tempio, io sono fuori dal vostro tempio, quindi... sono di un'altra religione, ma siete voi che in quel linguaggio mi dite io ho una religione di cui tu non appartieni. Questo è solo un esempio, ma è chiaro, dici, o il linguaggio dice di più di quel che voi siete, o il linguaggio effettivamente dice quello che siete. Mi piacerebbe magari, ma poi dico dopo cosa devo dire di Dio, posso, se mi dice due parole, posso? Ma non è per tirarmi indietro a parlare di Dio, non è per quello. Però è ciò che chiedo scusa, dovrei essere più rispetto al pubblico, io ho detto ciò che reagite dentro di me, mi piace. Certo, ma siamo qui per confrontarci. Ma la massoneria, dicevo prima, non è una religione, nel senso che non ha una fede, non ha dei dogmi, non ha una teologia, quindi è difficile di condurla a una religione. La massoneria però è un percorso iniziatico che può portare verso una identità con l'assoluto, perché noi ci crediamo. Noi abbiamo questo concetto che è un concetto abbastanza difficile da definire, che è quello del grande architetto dell'universo. Ma perché abbiamo questo concetto? Perché essendo la massoneria universale, io mi devo confrontare con dei fratelli o delle sorelle che appartengono a diverse confessioni. Quindi se io parlo del Dio degli ebrei o del Dio dei cattolici, a dei buddisti piuttosto che a degli islamici, gli islamici, che la regione del libro, si identificano nello stesso Dio, anche se poi il padre a cui si rivolge Gesù non è detto che coincida proprio sempre con il Dio dell'Antico Testamento. Sono due cose sulle quali poi c'è anche molto da discutere. Però abbiamo degli dei che possono far parte di teologie diverse, e nel rispetto che noi abbiamo del messaggio universale, perché la massoneria, ecco, questa è una cosa molto molto importante, e forse l'avete capito anche un po' dalle dinamiche, no, di questa serata.
La massoneria cerca il dialogo sottolineando e condividendo i punti comuni. Altre scuole di pensiero invece, che sono diciamo integraliste e radicali, iperdogmatiche, fanno sottolineare la pulce, il capello, vanno a spaccare il capello in quattro, dicono ah perché voi avete detto questo, noi invece lo pensiamo diversamente. Non si va da nessuna parte, si creano le guerre di religioni, si creano gli scismi, si creano i grandi problemi che ha l'umanità, si creano i morti, perché non dimentichiamo che le guerre di religione portano ai morti. Quindi tutte quante le religioni, poi c'è anche da aggiungere una piccola cosa, tutte quante le religioni hanno degli aspetti maggiormente spirituali di altre, degli aspetti mistici. Noi abbiamo nel caso per esempio dell'ebraismo, abbiamo gli studiosi di Kabbala ebraica che fanno degli approfondimenti molto importanti, per loro addirittura il dio dell'albero sefirotico, Ein Sof, è qualcosa di talmente inconoscibile che non gli si può neanche dare la definizione di esistente, perché non possiamo dargli niente, quindi non solo non possiamo raffigurarlo in nessun tipo di immagine, ma non possiamo neanche definirlo come esistente, quindi è una cosa importante questa. Abbiamo altre religioni, che per esempio nella religione islamica esistono i sufi, esistono questi asceti, nel cristianesimo esiste l'esicasmo, quindi ci sono. Allora voi provate a immaginare un dialogo fra cinque rappresentanti di differenti religioni che decidano di comportarsi da dogmatici e da integralisti. Li mettete intorno a un tavolo, incominciano a parlare a modo loro, specificando, sottolineando, esasperando le differenze, e alla fine si ammazzano, o quantomeno litigano. Le stesse cinque persone, se invece vengono raccolte in un ambiente spirituale, in un ambiente più elevato, cioè diciamo che nella piramide delle varie religioni, la parte più spirituale è la parte più alta, sono le espressioni del misticismo che tutte le religioni hanno, tutte quante le religioni hanno dei mistici, che molte volte non sono ben viste dalla base, anzi, bene, questi cinque mistici non avranno neanche bisogno di parlare, si capiranno comunque. E allora potrebbe passare un concetto, che è un concetto che non è, diciamo, mai stato espresso dalla massoneria, anche perché io questa sera parlo da fratello libero muratore, ma parlo a titolo personale, perché quindi io non parlo rappresentando le varie obbedienze, parlo in base all'esperienza che ho maturato in tanti anni di militanza, tra virgolette, nell'obbedienza. Ma un libero pensatore è in grado di comprendere l'altro soprattutto se si solleva di piano, se riesce a comprendere diversamente e eliminando tutte le frange, eliminando tutte le sovrastrutture. È quello che in pratica desidera fare la massoneria. La massoneria arriva a dire che le religioni sono i dialetti di Dio, cioè identificando questo Dio unico che si esprime in un modo negli indios dell'Africa, dell'Amazzonia, si esprime in un modo diverso presso gli eschimesi, in un modo diverso presso i cattolici, presso gli ebrei, i musulmani, no? Però se andiamo a vedere l'essenza, quella che unisce, è quella che conta, c'è il minimo comune denominatore, quello che potrebbe essere definita come il profumo di Keter, quindi questo profumo, questo desiderio di assoluto che ognuno di noi ha e il più delle volte non sa di avere, però ce l'ha. Quindi noi parliamo di gnosi, parliamo di grande architetto dell'universo, molte volte sbagliamo perché il grande architetto dell'universo, ho sentito dire da qualche massone, è il demiurgo. Non c'entra niente il demiurgo. Il demiurgo nella gnosi è un'espressione minore, quella che fa dei danni, quella che ha fatto il male, gli errori nel cosmo. L'opposto del demiurgo. Il demiurgo è combattuto da Cristo e dalla Sofia, perché sono i due elementi
che possono ricondurre l'uomo, al contrario del processo di caduta adamitica, a quello di reintegrazione. Quindi quando si rientra nel pleroma, si rientra nella coscienza divina, che noi possiamo definire grande architetto dell'universo, ma qualunque religione può definire Dio esattamente il Dio del proprio cuore, il Dio della propria consapevolezza. Parliamo di consapevolezza. Non abbiamo affrontato il discorso della fede, perché per noi la fede è un termine un pochettino ambiguo e preferiamo quello di consapevolezza. Ma non è poi così diverso, perché comunque una fede consapevole è qualcosa di molto vicino alla nostra consapevolezza. Consapevolezza è qualcosa che non va spiegata, esiste così perché noi sappiamo che è così, non c'è bisogno di spiegarla. È un po' il discorso della fede, credo, no? Ecco. Sì, sicuramente su questo divergiamo molto, ma è normale, è chiaro, cioè sul metodo. Cioè a parte l'idea di Dio, ma resterei ancora un attimo sul metodo, perché è estremamente interessante questo discorso, a parte il discorso religione e integralismo, che non sono la stessa cosa, mi permetto, perché a volte appunto quando dice, quando uno è credente è integralista, e quegli integralisti li detesto anch'io, quindi è un buon cristiano deve detestare o l'integralismo. Sul metodo divergiamo, nel senso che non è vero che i diversi sono nemici, ipso facto, e non è vero che il vuoto è migliore del pieno, traduco. Non è vero che i diversi sono nemici, nel senso che io sono cristiano e credo che sia il mio primo compito quello di essere... Il cristianesimo ha alcuni due o tre piccoli principi molto semplici. Per esempio, uno dei principi sommi del cristianesimo è ama i nemici. Quello subito sotto è ama gli altri come io ho amato voi, cioè sappi dar la vita agli altri, fossero anche molto diversi da te. Questo è una delle essenze del cristianesimo. Quindi, in nome della mia diversità, io sono diverso da chi non è cristiano, la verità di me sta nel tentativo massimo e sommo di creare comunione. Perché non è vero che i diversi sono nemici. Perché tutti noi, tra l'altro, siamo diversi. Già qui, adesso. E non è detto che siamo nemici. Anzi, la bellezza sta nel riuscire a mettere insieme le diversità, non nel far finta che non siamo diversi. Vale già addirittura tra tifosi, meno male ci sono gli juventini, altrimenti noi non avremmo vinto lo scudetto. Ma guarda, scherzo, sei juventino? Eh? Ah, va bene, l'altro patria. Non so se, purtroppo, sono temi enormi, sarebbe bello continuare fino a domani mattina. Però, effettivamente su questo divergiamo, ma io credo che e riconoscendo le diversità nella loro diversità che si costruisce ricchezza, non nel cercare di non azzerare ma camuffare le diversità che si crea comunione. Ecco, questa è una diversità molto forte, ma questo è ciò che crediamo noi, ovviamente. Perché in ogni caso le diversità esistono. E seconda cosa, spesso sono la fortuna della civiltà. Udite, udite, lo so che è scandaloso quello che dico, ma siete grandi, dai. Udite, udite, addirittura la diversità religiosa. Perché sotto sotto il mondo moderno, la modernità ci ha detto, proprio per colpa delle guerre di religione, che sono vere, eravamo nel 1600, ci ha introiettato l'idea che la religione, se veramente è religione, è dannosa. A meno che sia soft soft, nascosta nel cuore, ridotta al privato. Ma se tu poco poco la manifesti, tu sei un uomo pericoloso, perché tu sei fonte di guerra. Questo non l'accetto. Questo non lo c'è.
Dopodiché sono pronto a riconoscere tutti i difetti della mia religione, della religione musulmana, delle, tutti i difetti, e quindi quelli vanno criticati, devo io per primo criticarli, sono un responsabile di questa Chiesa, ma il concetto che, insomma, sappiamo tutti, 1600, guerre di religione, finiscono le guerre di religione, cosa si è detto? Si è detto, allora, adesso uno spazio pubblico a religione fuori, perché altrimenti qui non ne veniamo più fuori, e meno male che l'hanno fatto. Quindi religione fuori, lo spazio pubblico è laico. Laico, ma nel senso non ci deve mettere piede la religione perché fa solo casini. Sono passati però 4 secoli. Possiamo, amici, ripensare questa cosa? È interessante. Che la verità della laicità non è il vuoto religioso intendo in questo senso, ma è mettere insieme, insomma, non abbiamo toccato il tema della laicità, ma poteva essere interessante. Ci sono sopra due correnti fondamentali, la laicità alla francese e la laicità americana, per dirle proprio grossa, poi lo so che ci sono le sottodivisioni. La laicità alla francese dice laico è quello spazio dove la religione non esiste e non deve esistere. America dice laico è quello spazio dove si lavora per riuscire a mettere insieme tutte le diversità, comprese le diversità religiose. Ora, io non voglio fare il fio americano così a buon mercato, ma su questo abbiamo di che riflettere. Una piccola precisazione che riguarda il discorso della diversità, del diverso dell'altro. In massoneria abbiamo... consideriamo la diversità una ricchezza, cioè il diverso per noi non è il nemico, è colui che può instillare il dubbio nelle nostre convinzioni. Allora esiste un famoso detto che appartiene a un gruppo rosacrociano che diceva: noi siamo dei punti interrogativi viventi, quindi diffidate sempre delle certezze, diffidate di coloro che parlano di verità assoluta, con una convinzione totale, diffidate perché probabilmente lì ci sono dei problemi. Come sono molto più importanti le domande delle risposte, perché le domande sono delle domande che magari la stessa domanda la facciamo da 10.000 anni, le risposte cambiano, cioè una stessa domanda che mi fosse stata fatta quando avevo 10 anni o 15 anni, avrei dato una risposta che non è quella che dare adesso, perché c'è un processo di cambiamento e quindi le risposte possono essere relative, eccetera, eccetera. Ma tornando alla differenza, al diverso, in massoneria abbiamo un'abitudine che si è persa e che si andrebbe esportata soprattutto nei talk show, cioè all'interno del nostro ambiente ci alza la mano, viene data la parola e si esprime un'idea che non è mai in contrasto con quello che ha detto il signore e il fratello precedente. Non gli posso dire hai detto una fesseria perché quello che dici è sbagliato, io ho ragione. Una cosa del genere può essere una colpa grave da noi perché non è il metodo giusto di confrontarsi. Io posso avere un'opinione diversa, devo dire, ho ascoltato con attenzione quello che ha detto fratello, non condivido alcune parti e spiego il mio motivo, alzo la mano, nessuno mi può parlare sopra. Quindi immaginate una cosa di questo genere applicata ai nostri salotti televisivi dove ci sono 4 persone che se non bestemmiano quasi, ma si tirano veramente delle parole, no? Non ha nulla di umano, cioè è diseducativo a tutti i livelli. Bene, in massoneria il discorso del diverso perché è un arricchimento? Perché io entro in loggia, ascolto su uno stesso argomento il parere di altri fratelli o di altre sorelle, esco arricchito, ma forse anche di un concetto o di una sfumatura di un concetto al quale non avevo mai pensato. E la differenza ha comportato, noi la chiamiamo l'alchimia del cambiamento, ma in realtà è semplicemente un cambiamento della nostra convinzione, della nostra visione del mondo, perché tutte le volte che capita un arricchimento, capita di assimilare qualche cosa da un altro,
che non corrisponde, non combaci con quello che già so, perché se io entrassi in massoneria e tutte le volte uscissi senza avere nessun tipo di ricchezza, allora dico, me ne sto anche a casa, mi leggo un bel libro, faccio meditazione, faccio altre cose. Quindi per noi è vero, il discorso dell'altro, del diverso, è una ricchezza, perché è una fonte di riflessione su degli argomenti che magari, ai quali non avremmo mai pensato, non saremmo mai arrivati. Quindi questo per noi è una vera ricchezza. E poi come comportarci con il diverso, questo fa parte della filosofia della massoneria, del comportamento, dell'etica massonica, eccetera eccetera. Parti una domanda, molto bello questo anti-talk show. Però se ricordo bene, di religioni non si può parlare, che era quello che volevo dire io. Va bene tutto, basta che non si parli di religioni, perché le religioni, come dire, sono pericolose, sono dannose, sono inutili, sono... non lo so, ecco, però so che c'è quel principio, io chiedo. Prima quando parlavo di massoneria in termini generali non sono andato ovviamente a fondo del discorso, però la massoneria normalmente è composta dai primi tre gradi, apprendista, compagno e maestro, che fanno parte dell'Oriente, fanno parte dell'ordine, quindi sono è la base. Poi ci sono tutti i riti, ci sono diversi tipi di riti. Uno tra tutti, quello che forse è più frequentato e più conosciuto, è il rito scozzese antico e accettato, dei 33 gradi. Poi c'è il rito di York, il rito di Memphis e Misra, che hanno 99 gradi. Ma nei vari riti è possibile, diciamo, è possibile nei gradi più elevati parlare di religione, parlare anche di politica, parlare di questioni pratiche. Non è possibile parlare di politica e di religione nei primi gradi. Ma per quale motivo? Beh, nei primi gradi il fratello non ha ancora avuto quel tipo di maturazione che sia sufficiente per poter elaborare meglio le idee degli altri. Se queste idee poi addirittura trattano argomenti delicati e importanti come quelli delle varie religioni, è possibile che possano ancora emergere le differenze e quindi scatenare delle energie, chiamiamole pure così, che non siano in armonia con quello che deve essere il lavoro di loggia. Quindi passato però questo momento è possibile poi in altre camere, in camere più elevate, esprimersi, tant'è che ci sono proprio delle camere che sono dedicate anche a particolari tipi di religioni o particolari tipi di filosofia. È all'inizio che non è possibile parlarne, non è possibile perché essendo la massoneria pluralista ed essendo la massoneria universale, è possibile che all'interno di quella loggia ci sia un cattolico, un musulmano. Noi abbiamo delle logge in Libano che hanno sette religioni diverse, sette confessioni diverse, e vanno d'amore d'accordo, quindi possono parlare di tutto. Poi eviteremo magari di entrare nel dettaglio di certe sfumature dogmatiche delle religioni, perché lì si vai a sfociare, proprio vai a toccare un po' i nervetti. Però se parliamo di questioni generali, di questioni etiche, di questioni legate alla cultura, alla filosofia, diciamo in senso culturale generale, è possibile creare questo dialogo di arricchimento. Grazie innanzitutto. Vengo alla domanda, non volevo fissare, invece per noi chi è Dio? Credo che per noi Dio è colui che ci libera dall'ambiguità del vivere. Penso che potrei lasciare questa definizione, che mi pare la definizione più evangelica, cioè qual è il Dio dei qui parlo dei cristiani in generale, perché abbiamo piccole differenze, ma su Dio abbiamo la stessa idea, cattolici, protestanti, ortodossi. Mi spiego in un minuto cosa vuol dire questa definizione, che Dio è colui che libera dalla ambivalenza del vivere,
Tutti conosciamo che la vita è ambivalente, questo non ci vuole grande scienza, la vita è ambivalente, un giorno stai bene, un giorno hai mal di denti, un giorno sei allegro, un giorno sei triste, un giorno la vita ti gira bene, un giorno ti gira da schifo, un giorno sei vivo, un giorno sei morto. E questo lo sappiamo tutti, questo lo sapevano anche gli antichi, e gli antichi, vedendo che la vita era ambivalente su tutti i fronti e in tutti gli ambienti, da quando nasci a quando muori, è sempre ambivalente, hanno creato le divinità. E i primi che hanno creato le divinità, ma per secoli, le hanno immaginate ambivalenti. È chiaro, se vedi tutto ambivalente e crei Dio, come lo puoi pensare? Solo ambivalente. E quindi c'erano i dei del bene e i dei del male, o il Dio che era bravo ma ti mandava anche le saette, eccetera, eccetera. Queste cose che sappiamo. Le religioni sono nate così, create dagli uomini, in quella modalità, come un prolungamento dell'ambivalenza del vivere. E di fronte a cui ogni tanto bisognava fare anche un certo tipo di riti che si chiamavano riti propiziatori per tenerli buoni, perché se oltre alla vita che già ogni tanto è già difficile da tenere buona, ci sono anche gli dei cattivi, devi anche sforzarti di tenere buoni gli dei cattivi. Era un casino. Però serio, cioè ho detto con rispetto, però certo. A un certo punto è venuto un personaggio che si chiama Gesù Cristo, ha visto sta roba e ha detto: ma voi siete fuori di testa. Ma che caspita vi ha insegnato sta roba qua? Che Dio è ambiguo, ambivalente, e che quindi è buono ma anche cattivissimo, è vostro amico ma anche vostro nemico, e bisogna guardarsi ogni tanto bene perché non si sa mai come si sveglia. Ma chi ve l'ha insegnata sta roba? Io vi insegno un altro volto. E lui l'ha riassunto con la parola padre. Dio è padre. Dio è padre, non ha detto che Dio è padre, chiedo scusa. Ha detto che Dio è padre buono, Abba, padre buono. Padre buono non vuol dire che è benevolo, vuol dire che non ha due facce, ne ha una e una sola. Ed è la faccia dell'affidabile, è la faccia del creatore di vita, incapace di male, incapace di morte. Ripeto, incapace di male, incapace di morte. Se esiste al mondo un essere incapace di male, incapace di morte, è sicuramente affidabile. Ed è colui che può vincere l'ambivalenza del vivere. Ecco, questo è il nostro Dio. E Gesù Cristo questo l'ha dimostrato, se sapete la storia, non ve la racconto io. Talmente lui ne era convinto che sulla croce, quando davvero il mondo girava da schifo per lui, ha detto: di Dio ci possiamo fidare. Perché vi ho sempre detto da quando sono sulla terra che Dio è l'affidabile per eccellenza, cioè non è ambiguo, non è ambivalente, ha una faccia sola, e se è capace di vita sarà capace di vita anche per me. Ed effettivamente poi qui le cose diventano un po' più complicate, ma i cristiani addirittura dicono che quel tale è risorto e qualcuno l'ha visto. Fatto interessante, c'è il verbo ofze, tutte le volte che il Signore appare, non è sbagliato quello che diciamo appare, ma si mostra, c'è il verbo, c'è ofze, e cioè si è fatto vedere, e il Vangelo chiude dicendo: si aprirono gli occhi e videro, e soltanto allora credettero. Il Vangelo finisce proprio con l'opposto dell'idea che la fede è chiusura degli occhi e la ragione è apertura degli occhi. Certo, e qui, chiaro, ci distinguiamo molto, ma è interessante questa cosa, eh? Bisognerebbe ripartire, andare a vedere quell'ofze, no, latze bios, ofze. E poi, rapidissimo, allora, ancora sempre a proposito di Dio, noi sappiamo che esiste un distinguo tra il Dio trascendente e il Dio immanente, no? Credo che, sono i cattolici, il Dio sia trascendente. Giusto? Più o meno. Per noi il Dio potrebbe essere riconducibile a quell'immagine che è stata declinata da Giordano Bruno, quindi qualche cosa di calato nella natura, calato nella manifestazione, che è anche all'esterno ed è la causa prima, la causa della manifestazione. Quindi adesso, senza entrare troppo nei dettagli, perché sono estremamente complicati da declinare e difficili anche da esprimere. Però abbiamo questa pervasività della presenza divina
che è da un lato assolutamente inconoscibile, indefinibile, indecifrabile. È come se la presenza divina, essendo dappertutto, si ritenesse invisibile. Perché io riesco a vedere qualcosa che è separato, mi compare. Vedo che è separato, vedo un punto bianco su di uno sfondo nero, vedo che c'è un punto bianco. Ma se lo sfondo è omogeneo e se tutto quanto è nero e io percepisco una presenza, allora diventa difficile riuscire a dare dei giudizi, a dare delle forme e a dare delle idee. Questa presenza è esattamente il discorso di cui si parlava prima, quello della consapevolezza. E quindi tutti questi discorsi che vanno a dividere gli obiettivi delle nostre indagini, questa è una cosa esoterica, questa è una cosa esoterica, sono tutti da superare. Usiamo un termine nuovo che potrebbe essere euterismo, qualcosa di più comprensibile che metta insieme, non metta in antitesi due concetti che in realtà affrontano lo stesso argomento soltanto da due angolazioni diverse. Ma questo discorso è un po' più complicato, allora meriterebbe magari un altro approfondimento. Grazie. Cioè, praticamente alla fine abbiamo materiale per circa altre tre serate oltre a stasera. Allora, gentili signori, se qualcuno ha delle domande, se qualcuno vuole terminare la serata, volentieri, i nostri due ospiti sono a disposizione. Si sente? Sì. Allora, io sono una cattolica convinta. Ho sentito il vescovo che ha detto chi è Dio. A noi, quando eravamo piccoli, abbiamo il catechismo e ci hanno detto: Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Voi, massoni, praticamente dite la stessa cosa, perché se l'architetto vuol dire che ha fatto tutte le cose, continua a farle e ce le fa nel cuore se accettiamo suo figlio Gesù Cristo, che è nato e morto per noi, che è risorto, perché nella sindone è rimasta impressa questa figura. Non sanno spiegarsi il perché, ma perché è rimasta? Perché quando lui è risorto come una luce che là è rimasta nel telo. È quello che volevo dire, perché io lo sento nel cuore questa cosa e volevo dirla. Quindi non vedo poi tutta questa differenza, visto che Dio è il creatore, che ha portato, che ha fatto venire suo figlio sulla terra, perché lui ha detto: chi vede me vede il padre. Basta. Tutto lì, scusate. Forse ho detto quello che avevo nel cuore. Ok? Qualcun altro? No. Dicevo che io ho chiesto a un mio ex professore gesuita, io ho fatto la scuola dei gesuiti, il liceo con i gesuiti, la differenza fra la massoneria e la chiesa cattolica, perché la chiesa cattolica ce l'avesse tanto con la massoneria. E lui mi rispose: ma è semplice, Saverio, perché la massoneria dice che l'uomo è capace con le sue sole forze di trovare la luce, la verità, Dio. E la Chiesa dice: soltanto attraverso Cristo si può trovare Dio. È quello che ha detto la signora poc'anzi. Ora io chiedo a voi se questa differenza è fondamentale oppure no. A me sembra di sì. Grazie. Sicuramente il discorso è molto complesso, le formule sono sempre pericolose. Indicativo, ecco, quanto lei diceva è quello che un tempo si riassumeva con la parola grazia. Non abbiamo parlato di grazia, grazia perché abbiamo parlato, accennato un po' alla libertà, alla verità,
E certo, quando si parla di religione, nel mio caso, ci sta tutto il discorso dell'iniziazione, il discorso della rivelazione e dunque il discorso della grazia e il discorso della salvezza. Esiste una salvezza o esiste solo l'autosalvezza? Alla fin fine, se vogliamo stringere, il problema è salvifico, soteriologico, non si dice in termini difficili, ma per dire con parole nostre, la vita alla fin fine ti dice: ma tu dove vai? È chiaro, forse qui non abbiamo avuto tempo a parlarne, forse qui magari divergiamo, nel senso, per dirla proprio in termini alti, la vita è semplicemente un lungo cammino verso la morte, cioè verso l'annullamento, a meno che ci sia qualcos'altro. Perché in modo netto la vita non è altro che un cammino verso la morte, questo è un dato di fatto, la quale morte è chiaramente l'annichilamento di qualunque cosa, compreso di me. Questa è la serietà della morte. Poi è vero che noi diciamo magari c'è l'anima, c'è qui, c'è là, ma la realtà più evidente è che la morte è almeno io mi permetto di dire, insomma, la morte è l'azzeramento di me, questo è un dato più netto. A meno che qualcuno mi tiri fuori e io non sono capace. Noi cristiani diciamo così, ecco, per dirla in termine veloce, noi cristiani diciamo: io non sono capace da venire fuori dalla tomba, ecco, questo è ciò che diciamo noi. E riconosciamo che il nostro Dio è quello che è capace di tirarci. Lo so, è una pazzia questa, chiaramente, lo riconosco, però io credo questa cosa e mi ci gioco la vita. Altri dicono altre cose, si diverge. E è chiaro, il punto si chiama grazia o, detto ancora meglio, Gesù Cristo, la grazia di Gesù Cristo, la differenza certo la fa lì. Io dico: mi tirerà fuori Gesù Cristo, lo dico io, voi direte altro, però certo quello è un punto per ogni religione, no? E quindi sì, lo so, ho risposto un po' così velocemente, ma certo quello è un punto, noi siamo cristiani perché siamo di Cristo, è chiaro, il punto di rimente è quello lì. Però chiaro che questo non è così ingenuamente semplice, perché dire questo vuol dire giocarsi la vita. Per questo bisogna sempre come dire, io stesso ho usato delle formule, ma sempre diffidare delle formule e sempre diffidare di dogmatismo, perché nel momento in cui io parlo di salvezza e dico: per me la salvezza è Gesù Cristo, questo è poi, se vogliamo dirlo in termini dogmatici, il cristianesimo, nel momento in cui lo dico vuol dire che io so che mi sto giocando la vita lì sopra, cioè mi sto giocando la capacità di credere alla dignità della vita, perché so che la vita non mi fregherà alla fine, grazie a lui. Certo, è una scommessa molto grossa, per questo si dice sempre in modo molto sommesso, perché io per primo sono un non credente che prova a credere, io per primo sono un non credente che prova a credere. E quindi era solo per, poi lo so che le domande sia la risposta del gesuita che era così per avere una giusta formula, no? Ma quella giusta formula va trattata molto delicatamente, molto sommessamente, sapendo che ne va della propria libertà, perché quando si parla di salvezza ne va della mia libertà, cioè vuol dire che io mi sto giocando su una cosa, e voi sapete che la libertà è giocarsi per qualcosa. La libertà non è fare quel che si vuole, questo siamo tutti d'accordo. La libertà è che a un certo punto io mi gioco per qualcosa, perché sono libero di giocare. E allora quando ti giochi per qualcosa ne puoi parlare con molto entusiasmo, ma con infinita umiltà. Questa è la verità del cristianesimo, che poi noi ogni tanto dimentichiamo e riformuliamo in dogmi sparati con gli uni contro gli altri, e la facciamo anche un po' facile, no? È interessante, chiedo scusa, dico solo più questo,
È interessante che nel Vangelo di Giovanni, che è quello più argomentato, più studiato, il Vangelo di Giovanni, che è tutto giocato su vita, morte, luce, tenebra, conoscenza, non conoscenza, interessantissimo. Bene, proprio quel Vangelo lì finisce dicendo: ti ho parlato di tanti personaggi, sai qual è il personaggio più alto? Beh, vabbè, certo, il personaggio principale è Gesù Cristo, no? Ma i personaggi che Gesù incontra, sai qual è il personaggio più alto per il Vangelo di Giovanni? Tommaso. Il Vangelo di Giovanni finisce dicendo: ti ho parlato di tanti credenti, il vero credente è Tommaso. Interessante. Colui che se non tocca non crede. Che non vuol dire che è un cattivo credente, vuol dire che è la verità del credente. Cioè il credente, ogni volta che pronuncia una parola sul suo credo, deve provare a toccare qualcosa o deve aver toccato qualcosa, altrimenti sono balle. O dogmi dai integralisti. E da questo bisogna guardarsi sempre, 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 perché sono pericolosissimi. Ed esistono in tutte le religioni, compresa la religione cattolica. Ma non sono i cristiani quelli. I cristiani sono coloro che sanno che il punto più alto del loro essere credente è Tommaso. Adesso non ho il tempo di spiegare quella pagina, ma interessante. Perché Gesù non sgrida Tommaso, non gli dice: prova a toccare che ti do un ceffone. Ma gli dice: hai ragione tu, tocca. Perché se non tocchi, che credi? Agli asini che volano? La fede non è credere agli asini che volano. La fede è guardare a lungo un atto storico, un evento storico, che è la storia di Gesù Cristo, e dire: questa cosa mi interessa, mi ci gioco su. Oppure dire: questa roba mi fa ridere, lascio perdere. Oppure dire: no, non mi interessa. E questa è cosa molto seria. E noi cristiani dovremmo tornare un po' più seriamente a dircelo, perché siamo noi primi a non dircelo. Voglio sottolineare il fatto che ci sia stata la disponibilità di Giancarlo Guerreri e di Dario Olivero, perché voglio mettere in luce che qui non siamo in un territorio qualsiasi, qui siamo in un territorio di cerniera che per molti secoli è stato un territorio di divisione, di profonda divisione, fra la Chiesa cattolica apostolica romana e una Chiesa che possiamo si autodefinisse eretica fin dal Medioevo, è la più antica Chiesa cristiana oggi ancora esistente nel mondo protestante. Allora il fatto di non parlare di politica e di religione in un territorio come questo, in loggia, è ovvio che sia la premessa per poter dialogare con tranquillità e serenità fra persone di cultura e di religione diversa. E questo dobbiamo riconoscere oggi a Dario Olivero, vescovo di Pinerolo, una sua sensibilità molto particolare nell'affrontare insieme ai fratelli separati, come vengono detti, mi pare, fratelli separati valdesi, molte questioni della religione. E quindi questa gestione, io sono particolarmente lieto che quando inaugurammo un'esposizione archeologica c'eri tu, vescovo, e c'era anche il pastore valdese, e ognuno ha detto la sua con grande libertà. Ecco, questa quindi, a mio avviso, è una occasione che non è stata sprecata, tutt'altro,
è un'occasione importante di dialoghi fra religione e massoneria. In Italia non ce ne sono stati tantissimi, ce ne sono stati ma non tantissimi, e forse in un territorio come questo di Pinerolo, del Pinerolese, territorio di frontiera per certi versi, territorio di confronto, forse qui sarebbe possibile, magari, se ci sarà la disponibilità da parte della Chiesa e da parte della massoneria, di continuare in questa esperienza per riuscire a dibattere altri punti e forse parlare in che modo è possibile aprire un dialogo permanente. Grazie. Facciamo tesoro del Consiglio. Allora, io direi che la serata è terminata. Allora, io intanto volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a nome dell'associazione, ringraziare voi che siete qui da questa parte, ringraziare invece chi è da questa parte, perché davvero c'è stato ascolto e c'è stato confronto, e questa è una cosa meravigliosa. E se qualcosa si può dire è che la conoscenza unita all'intelligenza di saper ascoltare può produrre soltanto delle cose enormemente, passatemi il termine, so che magari non è approvato tantissimo, ma enormemente buone. Passatemi il termine del buono, nel senso di qualcosa che può produrre frutti futuri, non dimentichiamolo. Delio diceva ci sarebbe argomento per trattare giornate, nottate intere. Delio, non darmi queste spinte così, perché io prendo tutta la scala cromatica di Bach, i 12 semitoni, e possiamo fare la maratona della conoscenza, perché dove c'è voglia di conoscenza c'è un'intelligenza che lavora, e non si può scontrare l'intelligenza che lavora. L'intelligenza che lavora può soltanto incontrarsi. Questo è quello che penso, ripeto, perdonatemi se non sono ferratissima sull'argomento, ma credo che i nostri due relatori questa sera abbiano assolutamente aperto tante vie di dialogo, tante vie di curiosità, tante vie di eventualmente di conoscenza. Dobbiamo dire grazie a chi ci ha ospitato questa sera, perché li chiamiamo il lunedì della Michelina e non i sabati e le domeniche. Qualcuno dice no, che sarebbe più comodo così il giorno dopo dormiamo, e veniteci qua il sabato e la domenica e trovate un posto libero, eh? Non si può, perché giustamente questa è una location che avete visto essere meravigliosa, stupenda, e quindi è una location che si presta moltissimo a cerimonie, e noi ci siamo accontentati dei lunedì. Ma devo dire che secondo me i lunedì, visti così da chi sta qua e li vede verso là, funzioneranno. Volevo ringraziare Elisabetta, Giulio, Beatrice, che quest'oggi ci hanno accolto in questa meravigliosa tenuta, e si sono fatti in quattro affinché voi questa sera poteste sedervi su delle sedie, avere un cortile addobbato, insomma c'è la sinergia crea sempre un buon risultato. Ringraziamo chi si è dedicato all'accoglienza, tutti, ripeto, un applauso grandissimo, io lo vorrei veramente per questi due relatori che nominerò in ordine alfabetico, così almeno non abbiamo da disquisire, il dottor Giancarlo Guerreri, Dario Olivero, Monsignor Dario Olivero, Mauro Scanavino, e grazie anche a questo momento a far sì che voi potete sentire ciò che loro hanno detto. Grazie davvero per essere stati qui questa sera.